È nato prima l'uovo o la gallina? Questa domanda esistenziale sembra non avere soluzione, ma in realtà per la scienza è piuttosto semplice. Prima di tutto, definiamo cos'è un uovo e cos'è una gallina. L'uovo che tutti conosciamo, quello con il guscio rigido formato in gran parte da carbonato di calcio, è detto uovo cleidoico o amniotico. Questo tipo di uovo è un'invenzione dei Captorinomorfi, un gruppo primitivo di rettili apparso nel Carbonifero circa 350 milioni di anni fa. Ma a cosa serviva? I don't know. I rettili sono stati i primi vertebrati ad essere completamente terrestri, a differenza degli anfibi e delle loro uova che, invece, sono vincolati a pozze d'acqua o zone umide per evitare il disseccamento. La pelle degli anfibi è infatti estremamente sottile, tanto da consentire il diretto scambio di ossigeno con l'atmosfera, facilitando il lavoro ai polmoni ancora piuttosto semplici, ma anche, purtroppo per loro, l'evaporazione dei liquidi interni. Quindi non vedremo mai un anfibio nel deserto, in salute quantomeno. I rettili, al contrario, hanno sviluppato durante la loro evoluzione degli adattamenti per preservare i liquidi all'interno del corpo, come le squame coriacee e, appunto, il guscio delle uova, che ha consentito loro di colonizzare anche le zone più aride del pianeta, sin dalla formazione del supercontinente Pangea. L'uovo amniotico è infatti in grado di sopravvivere lontano dall'acqua grazie alle diverse membrane che lo rivestono e il suo guscio, resistente, traspirante, per consentire all'embrione di respirare. È stato poi ereditato da tutti i rettili successivi, dagli uccelli e da alcuni mammiferi come ornitorinchi ed echidna. Fino a qui tutto chiaro, no? E gli uccelli invece? Quando sono comparsi? Gli uccelli sono l'unico gruppo sopravvissuto all'estinzione di dinosauri teropodi, il ramo dei carnivori come Velociraptor e Tirannosauri, che, spoiler, avevano anche loro le piume. Sì, avete capito bene, gli uccelli sono dinosauri a tutti gli effetti. Ma questo non significa che i grossi tirannosauri si siano magicamente trasformati in piccoli e innocui polli. Gli uccelli si sono evoluti parallelamente a questi possenti predatori del Mesozoico, e in alcuni casi addirittura prima. I primi fossili di questi animali risalgono infatti al Medio Cretaceo, circa 100 milioni di anni fa, anche se esistono fossili di loro parenti primitivi, come il celebre Archaeopteryx, che risalgono al Giurassico, anche oltre i 150 milioni di anni fa. Considerando quindi che quella del Tyrannosaurus rex è stata una delle ultime specie di dinosauri non aviani, cioè non uccelli, ad essere comparsa all'incirca 71 milioni di anni fa, ed estinta successivamente all'impatto del meteorite avvenuto 66 milioni di anni fa, possiamo dire che i primi uccelli sono ben più vecchi di questo temibile predatore preistorico. Più vecchi del T-Rex, sì, ma non abbastanza. Facendo due conti, i pulcini più antichi hanno quasi 200 milioni di anni. In ogni caso, decisamente meno del primo uovo che, come dicevamo prima, ha spento ben 350 milioni di candeline. Se poi vogliamo essere super pignoli, dobbiamo precisare che la gallina, per come la conosciamo oggi, non esisteva in natura. Questa è appunto una specie addomesticata a partire da progenitori selvatici del sud-est asiatico, soltanto tra i 7 e i 10 mila anni fa, circa, dopo la comparsa di Homo sapiens e delle prime rudimentali civiltà stanziali. Ricapitolando, l'uovo è nato decisamente prima della gallina e gli uccelli convivevano con gli altri dinosauri, anche prima della comparsa del tirannosauro. Invece voi lo sapete se sono comparse prima le piume o gli uccelli? Fateci sapere nei commenti secondo voi chi è comparso per primo. Questo è Codami Enigma, ci vediamo al prossimo mistero.